Buona la prima, è proprio il caso di dirlo. Sì, buonissima la prima perché al di là dell'aspetto, voglio dire, tipo montagne russe, sotto la squadra veramente ha interpretato, appena battuto il centro, proprio quello che speravo nella migliore delle ipotesi, quindi grande aggressività, grande capacità di attaccare gli spazi. E due gol non casuali, nel senso che meritati. Poi abbiamo avuto due minuti in cui abbiamo fatto degli errori superficiali, che non sono quelli dei gol subiti, se andate a vedere la partita. E lì ho capito che non eravamo completamente consci che ancora bisognava giocare tanto di questa partita. Il 2-1, nato da un errore, insomma, era una situazione abbastanza semplice o evitabile, poi ci ha messo nella situazione psicologica. Lì siamo andati in panico perché abbiamo avuto paura che tutto potesse essere compromesso. Il 2-2 poteva veramente mettere la squadra a terra, invece ha sofferto 5 minuti dopo il 2-2, poi è ritornata dentro la partita nella maniera giusta. Il gol di Abate credo che sia stato fondamentale sotto l'aspetto psicologico. 3-2 ci ha permesso di parlare con calma tra il primo e il secondo tempo, e magari il secondo tempo non è stata una bella partita come magari il primo tempo, però eravamo più accorti, insomma, abbiamo fatto anche lì un paio di errori ma non gravi come il primo tempo. Poi Curiale è stato bravissimo, perché non era semplice, anche se ovviamente è un errore della loro difesa, e 4-2 ci ha messo in una situazione veramente di poter respirare. Ma Trapani ha fatto la sua partita, è partita molto bene, con grande intensità, con chiaramente questo, sinceramente, quello che mi aspettavo, un po' per il cambio tecnico, ma perché anche nelle altre partite interne, nelle altre gare che avevo visto, ha fatto più o meno queste partenze lanciate. E quindi ha fatto la sua buona partita, una squadra che mi sembra compatta di gruppo, di mentalità, e sicuramente ha le qualità e l'esperienza per far bene.